Dall'anno scorso abbiamo pensato di ridare un po' di vitalità insieme a Paolo a questa manifestazione che è arrivata appunto alla sua 16ª edizione, portando tutti gli amanti della pallavolo sulla spiaggia per ben 24 ore ininterrotte di gioco. Sempre ricordando Walter Rinaldi. Sì, Walter è nei nostri cuori sempre e non può essere diversamente. L'unica cosa che posso dire è che in questi momenti, un po' per l'età che è quella che è, il ricordo di Walter è sempre abbastanza struggente. Però ogni anno abbiamo questa possibilità di ricordarlo tutti insieme e, come diceva la Cristina, adesso con le 24 ore abbiamo dato veramente un impulso maggiore a questo avvenimento, anche perché ormai i vecchi un po' alla volta per diversi motivi stanno un po' scomparendo. E quindi abbiamo bisogno di gioventù. Paolo mi è testimone, lui c'era, la pallavolo è nata qui, il Viserba Volley è nato qui, motivo per cui noi continuiamo a rimanere in questa spiaggia. Bella la sabbia, ma questa è la spiaggia dove Paolo e Walter hanno fondato nel 73 la pallavolo Viserba. E abbiamo voluto proprio che fosse questo non è un torneo come gli altri, rigoroso, con una competitività elevata. Noi qui siamo, proprio come ci ha insegnato Walter Rinaldi e come Paolo Stefanini, che è l'altro fondatore della pallavolo Viserba insieme a Walter, hanno insegnato, è l'amore per la pallavolo. Quindi noi siamo qui, giovani, vecchi, esperti, meno esperti, ci piace dare a tutti l'opportunità di divertirsi giocando allo sport che io ho imparato a amare grazie a Paolo, e Paolo ha reso grande qui a Viserba insieme a Walter.